Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come realizzare all'uncinetto la parte sopra del bikini. È una lavorazione semplicissima, quindi è ideale anche per chi sta iniziando a lavorare da poco all'uncinetto, quindi per i principianti. Allora, questa parte sopra è per una taglia M. Poi nel prossimo tutorial vi spiegherò anche come realizzare la parte sotto. Nel corso del tutorial vi darò anche tutte le indicazioni di come poterlo realizzare, magari di una misura più grande oppure di una misura più piccola. Allora, io per realizzare questa parte sopra del costume ho utilizzato circa 40 grammi di questa microfibra. È un filato della casa Tre Sfere Mare, quindi è una microfibra ideale proprio per realizzare i costumi. Infatti, vedete, è una lavorazione molto morbida, però messa addosso prende forma. Poi, se voi volete magari foderare il costume oppure mettere qualche coppetta all'interno, lo potete fare tranquillamente. Allora, ho lavorato questa microfibra con un uncinetto numero 3. Inoltre poi ci occorreranno anche delle forbicine per poter tagliare poi i fili. Bene, prima di andare al tutorial vi voglio ricordare, per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram, di cui metto il link delle pagine giù in descrizione. Sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo bellissimo costume da mare. Allora, iniziamo con lavorare una prima coppa del nostro costume. Allora, ho avviato già un mio cappetto, adesso vado ad avviare 16 catenelle, quindi il cappetto non viene contato come catenella. In modo molto morbido vado ad avviare 16 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque, 6 e così via fino ad arrivare a 16 catenelle. Terminate le 16 catenelle, ora vado a lavorare una prima riga di maglie alte e faccio in questo modo. Vado a lavorare la mia prima maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, quindi conto 1, 2, 3 e 4. Vado a lavorare una prima maglia alta qua nella quarta catenella. E poi proseguo a lavorare una maglia alta in ogni catenella sottostante. Quindi scusate, una maglia alta in ogni catenella. Così e proseguiamo a lavorare in questo modo per tutta la riga fino alla fine. Qua andiamo a lavorare l'ultima maglia alta nella prima catenella che abbiamo realizzato. Bene, sono arrivata alla fine della riga, ho lavorato la mia ultima maglia alta nella prima catenella che abbiamo realizzato. Abbiamo in questo modo totalizzato 14 maglie alte. 14 maglie alte perché quando abbiamo qua lavorato una prima maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, le tre maglie alte che si sono le 3 catenelle andavano a formare la prima maglia alta. Quindi abbiamo lavorato un totale di 14 maglie alte. Ora ho terminato, vedete qua, l'ultima maglia alta nella prima catenella che abbiamo lavorato. Ora in questo stesso punto andiamo a lavorare altre due maglie alte, quindi andiamo a fare un aumento. Quindi oltre alla l'ultima maglia che abbiamo lavorato, andiamo a lavorare altre due, quindi nello stesso punto per un totale di 3 maglie alte. Quindi una e due. Ora lavoro una catenella di separazione, così.
e sempre nello stesso punto vado a lavorare altre 3 maglie alte, sempre nella stessa catenella. Una, due, e 3 maglie alte. Perché questo sarà sempre il punto dove andremo a fare gli aumenti, dove abbiamo fatto la catenella di separazione. Vedete qua, se magari non riuscite a identificarla, potete anche mettere un segnapunti, così magari poi al giro seguente ci risulterà più semplice identificarla, anche se poi man mano che lavorate vedete che risulta sempre essere più facile. Abbiamo fatto il nostro aumento, vedete, si è formata questa curva e questa poi andrà poi a formare la punta della nostra coppetta. Adesso dobbiamo andare a lavorare le maglie sul lato opposto della catenella, quindi su questa parte qua, e facciamo in modo da nascondere anche questo filo, questa codina, mentre andiamo a lavorare. Quindi, punto. Vado a lavorare le mie maglie alte nella parte sull'altra parte della catenella. Quindi lavoro la mia prima maglia alta così e man mano nascondo anche questa codina. Quindi dobbiamo ritrovarci con lo stesso numero di maglie alte che abbiamo lavorato sul lato opposto. Così. E continuiamo a lavorare le maglie alte fino alla fine. Magari prima di chiudere vi faccio vedere dove lavorare l'ultima maglia alta. Allora mi trovo, vedete, quasi alla fine della riga. Devo andare a lavorare le mie due ultime maglie alte su queste qua sottostanti. Quindi vado a lavorare la mia penultima maglia alta qua. E l'ultima maglia alta, fate attenzione, la dobbiamo andare a lavorare qui, dove ci sono le 3 catenelle che abbiamo fatto inizialmente per andare a lavorare la maglia alta nella quarta catenella. Quindi andiamo a lavorare una maglia alta nella terza catenella delle 3 catenelle, quindi qua. Mi raccomando, fate attenzione perché molte volte si salta e poi non ci troviamo con i punti. Magari se volete essere più sicure, più precise, potete mettere anche qui un segnapunti, magari soprattutto per chi è principiante. Magari mettete un segnapunti qua in modo tale da non potervi sbagliare. Abbiamo nascosto anche un po' la codina e la andiamo a tagliare. Adesso iniziamo. Abbiamo in questo modo terminato la prima riga, il primo giro, diciamo, della coppetta. Adesso iniziamo il secondo giro. Allora, per il secondo giro facciamo in questo modo. Giro il lavoro e vado a lavorare, vedete, qui dove sta dove ho l'asola con l'uncinetto, punto l'uncinetto nella stessa asola qua sottostante, nella stessa maglia sottostante, e vado a lavorare un punto basso, così. Lavorato il punto basso, poi lavoro 2 catenelle, una e due. E poi proseguo a lavorare una maglia alta su ogni maglia alta sottostante. Inizio il giro, ogni giro in questo modo, facendo una maglia bassa e 2 catenelle, in modo tale da che non si forma quel buchino antiestetico iniziale. Facendo in questo modo il buchino non si forma. E continuo a lavorare a maglia alta su ogni maglia alta sottostante in questo modo. Quindi continuiamo a lavorare a maglia alta fino a qua,
fino all'ultima maglia alta del giro, prima della catenella. Poi magari quando arriviamo qua vi faccio vedere dove. Bene, sono arrivata quasi alla punta, vedete? E ora vado a lavorare l'ultima maglia alta proprio qui, sull'ultima maglia alta che abbiamo realizzato delle tre maglie alte nella catenella, nello stesso punto, scusate, prima di fare la catenella di separazione. Quindi vado a lavorare la mia ultima maglia alta di prima dell'aumento qui. Ora tolgo il segnapunti perché dobbiamo andare a lavorare nello spazio della catenella e qui andiamo a fare sempre gli aumenti. E adesso andiamo a fare gli aumenti in questo modo e li faremo sempre in questo modo per tutta la coppetta. Quindi vado a lavorare nello spazietto di due catenelle, di una catenella, scusate, vado a lavorare una maglia alta, lavoro un'altra maglia alta. Faccio una catenella di separazione, sempre nello stesso punto vado a lavorare altre due maglie alte, quindi una e due. E qui c'è la catenella di separazione, magari mettiamo di nuovo il segnapunti per non sbagliarci, così. E ora inizio di nuovo a lavorare a maglia alta sull'altra parte della coppa. Allora, quando iniziamo qua a lavorare a maglia alta, mi raccomando, spostate un po' le maglie così, perché molte volte la prima maglia alta va a nascondersi sotto queste maglie alte e non si vede, e molte volte non viene lavorata e non va bene. Quindi spostiamo e andiamo a lavorare la nostra prima maglia alta sulla maglia alta sottostante subito dopo gli aumenti. E continuo a lavorare a maglia alta fino alla fine del giro, di questo secondo giro. Sbagliato qua, quindi una maglia alta su ogni maglia alta. E proseguiamo fino alla fine. Allora, arrivati alla fine della riga, ve la faccio vedere di nuovo. Vado a lavorare la mia ultima maglia alta qui, dove abbiamo lavorato un punto basso e 2 catenelle. Quindi vado a lavorare la mia maglia alta nella seconda catenella. Così, e chiudo. Vedete che già la coppetta inizia a prendere forma, inizia un po' ad incurvarsi. Ora non dobbiamo fare altro che ripetere questo giro, cioè la coppetta deve essere grande per un totale di 10 giri. Quindi io vado avanti, ripeto questo giro per altre 8 volte, perché già abbiamo il primo giro, il secondo giro. E dobbiamo realizzare in totale 10 giri. Allora, io vado a realizzare 10 giri perché vanno bene per la misura della coppetta che devo realizzare. Voi do se dovete realizzare una coppetta un pochino più grande, allora magari andate avanti con i giri, andate a fare tutti i giri che vi occorrono per la vostra misura. Se dovete invece realizzare una coppetta un pochino più piccola, allora vi fermate un pochino prima. Questo poi va in base alle misure che vi occorrono. Bene, allora io vado avanti e ripeto sempre questo secondo giro che abbiamo realizzato fino alla fine della coppetta, fino a ritrovarci con un totale di 10 giri, contando anche il primo giro. Quindi andiamo avanti e ci vediamo al termine. Bene, ho completato i 10 giri per la mia coppetta e questo è il risultato. Vedete? Io vi ripeto, se voi volete una coppetta un pochino più grande, andate avanti con i giri. Mentre invece se la volete un pochino più piccola, allora vi fermate un pochino prima. Però questa coppetta qua va bene per la misura che mi occorre. Ora vi dico anche quanto misura di base. Però pensate che dobbiamo andare ancora a fare la rifinitura intorno. Quindi la mia coppetta per una taglia SM misura di base 15 cm. Mentre invece di altezza misura 13 cm e mezzo, però
poi facendo tutta la rifinitura intorno raggiungiamo i 14 centimetri. Adesso andiamo a rifinire un po' la nostra poppetta. Bene, ho terminato qua con la mia ultima maglia alta del giro. Ora giro il lavoro perché vado a rifinire questa parte da qua a qui. Poi quando arriviamo qua iniziamo a fare il nostro laccetto. Poi torniamo indietro con il laccetto lavorando a maglia bassa e andiamo a rifinire anche quest'altro lato. Poi una volta che arriviamo a questo angolo qua, facciamo anche il laccetto per andare a legare il costume al torace. Questo è per il collo e questo è il laccetto per il torace. Allora, mi trovo in questo punto qua, vedete, lavoro una maglia bassa nel punto sottostante così. Poi lavoro 2, 1, 2, 3 catenelle. Lavorate le 3 catenelle, ora devo puntare l'uncinetto nella prima catenella. Vado a girare un pochino così, vedete? E prendo la catenella dal dietro. Prendo anche l'altra catenella in mezzo e lavoro un punto basso, così. E nella maglia alta subito dopo vado a lavorare una maglia bassa. Ecco, di nuovo mi porto con l'uncinetto nella maglia seguente, così lavoro un punto basso, poi lavoro 3 catenelle, una, due e tre. E vado a ripuntare di nuovo l'uncinetto nella terza catenella, prendendola dal dietro così. Spero che nella telecamera si vede bene. Questa è la terza catenella, punto l'uncinetto in questo punto qua e lavoro un punto basso. E di nuovo nella maglia subito dopo vado a lavorare una maglia bassa. Vedete che viene questa lavorazione un po' a ventaglietti, diciamo, che poi non è un ventaglietto, ma è una decorazione molto semplice. Quindi di nuovo vi faccio vedere, vado nella maglia subito dopo, nella maglia alta subito dopo, lavoro una maglia bassa, lavoro 3 catenelle, una, due e tre, poi con l'uncinetto vado nella terza catenella qui. Prendo la maglia, lavoro un punto basso e poi vado subito nella maglia dopo e chiudo con un punto basso, così. Quindi non dobbiamo fare altro che alternare questa lavorazione fino ad arrivare alla punta, fino all'ultima maglia alta che abbiamo a disposizione qua. Quando arriviamo qua, poi faccio vedere come continuare per il laccetto. Quindi ve lo faccio rivedere ancora una volta. Iniziamo con un punto basso. Facciamo un punto basso nella maglia alta sottostante, così. Poi lavoro 3 catenelle, una, due e tre. Punto l'uncinetto nella prima catenella che abbiamo lavorato e lavoro un punto basso. E poi lavoro un'altra maglia bassa subito nella maglia alta subito dopo, così. Andiamo avanti facendo questa lavorazione fino alla punta e poi vi farò vedere come continuare per il laccetto. Allora, sono arrivata, vedete, alla punta e ho lavorato il mio punto a pippiolino, questo qua. Quindi ho lavorato il mio ultimo pippiolino qua e lavoro una maglia bassa. E nell'ultima maglia alta qua vado a lavorare una maglia bassa, 3 catenelle e faccio il mio pippiolino dentro alla prima catenella delle 3. Lavoro una maglia bassa e poi vedete dove abbiamo messo il segnapunti, chiudo qui dove abbiamo messo il segnapunti con una maglia bassa. Ora da qui partiranno 100 catenelle, una, due, tre,
4, 5, 6 e così via fino a realizzare 100 catenelle. Una volta che abbiamo lavorato le 100 catenelle, vedete, ora in ognuna di queste catenelle andiamo a lavorare una maglia bassa. Quindi ho lavorato le mie 100 catenelle, vado a lavorare un'altra catenella e poi lavoro una catenella, una prima maglia bassa nella seconda catenella dell'uncinetto. Quindi in ogni catenella vado a lavorare una maglia bassa, così. Quindi una maglia bassa in ogni catenella sottostante, per un totale poi di 100 maglie basse. Arrivati qua alla fine vi farò vedere come andare a congiungere con questa andarci a congiungere con quest'altra parte della coppetta. Bene, sono arrivati quasi alla fine, vedete, ho lavorato le mie 100 maglie a punto basso. Poi, vi ripeto, ho messo 100 maglie perché mi bastava questa misura. Voi però, se avete bisogno di un laccetto più lungo, allora avviate più maglie. Mentre invece viceversa, se lo volete un poco più corto, avviate meno maglie. Questo poi va sempre in base alla misura. Allora il mio laccetto, ora vi dico anche quando misura in totale 35 centimetri. È un laccetto di 35 centimetri. Allora sono arrivata alla fine qua, vado a lavorare la mia ultima maglia bassa nella prima catenella, vedete così, poi mi aggancio con l'uncinetto qui nello spazietto della maglia della catenella di separazione, mi aggancio qui e lavoro una maglia bassa. Lavoro la maglia bassa, poi faccio 3 catenelle, una, due e tre, e proseguo con la mia lavorazione. Punto l'uncinetto nella prima catenella, faccio una maglia bassa e poi vado nella prossima maglia alta e lavoro una maglia bassa. Praticamente dobbiamo riprendere di nuovo la lavorazione. E quindi faccio una maglia bassa, così. Vedete qui dove parte l'accetto. E ora andiamo a rifinire anche quest'altra parte della coppa nello stesso modo in cui abbiamo fatto per la prima parte. Arriviamo alla fine. E poi ci vediamo appena abbiamo terminato anche quest'altra parte. Bene, ho terminato di rifinire tutta la mia coppetta, vedete? Ora mi trovo in questo lato qua, dove dobbiamo andare a fare il laccetto laterale per poi poter legare il costume alla nostra schiena. Quindi partendo sempre da questo punto qua, vado ad avviare sempre 100 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e così via fino ad arrivare a 100 catenelle. Vi ripeto, voi avviate le catenelle che vi occorrono per i centimetri della vostra misura. Quindi vado avanti, faccio le mie 100 catenelle, poi una volta terminate le 100 catenelle faccio la stessa cosa che ho fatto per quest'altro laccetto, torno indietro e lavoro una maglia bassa in ogni catenella. Quindi facciamo questo laccetto, non ve lo faccio rivedere perché dobbiamo andare a fare la stessa cosa che abbiamo fatto per quest'altro laccetto. Quindi faccio le mie 100 catenelle e poi fatte le 100 catenelle, faccio una catenella in più per girare il lavoro e torno indietro lavorando una maglia bassa in ogni catenella sottostante. Quando arriviamo qua, poi vi farò vedere come continuare. Bene, sono arrivata anche alla fine di quest'altro laccetto, vedete, e vado a collegarmi in questo punto qua con una maglia bassissima, così. Adesso, una volta che abbiamo realizzato questo laccetto, iniziamo a rifinire la base della nostra coppetta. Poi, una volta che siamo arrivati qua, andiamo ad aggiungere anche l'altra coppetta perché dobbiamo realizzarne due. Quindi, una volta che siamo arrivati a questo punto qua, realizziamo un'altra coppetta allo stesso modo. Io già l'ho realizzata, vedete? Eccola qua. Ho realizzato la coppetta, ho fatto tutto, il laccetto, la rifinitura e per il laccetto laterale invece ho lasciato solo la catenella senza lavorare le maglie basse perché poi
Ora le andremo ad unire, faremo un giro di rifinitura e poi stesso da qui andremo a fare le nostre maglie basse. Quindi iniziamo ora a rifinire la base delle nostre coppette. Allora, anche la base della coppetta, ora io ce l'ho messa così, ma anche la base qua, andiamo a rifinire allo stesso modo che abbiamo fatto, come abbiamo rifinito gli altri due lati. Quindi che faccio? Allora, vedete qua ci sono degli spazietti, delle 3 catenelle che delle 2 catenelle che abbiamo lavorato all'inizio riga. Quindi in ogni spazietto vado a lavorare una maglia bassa, 3 catenelle, 2 e 3, e faccio allo stesso modo di prima. Quindi mi aggancio, vedete, nello spazietto seguente lavorando una maglia bassa. Nello spazietto dopo lavoro una maglia bassa e 3 catenelle. Fatto ciò, mi ricollego di nuovo nello spazietto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Quindi dobbiamo fare questo procedimento per tutti gli spazietti che ci sono. Quindi in ogni spazietto andiamo a lavorare una maglia bassa, un più piolino, una maglia bassa, un più piolino, e proseguiamo in questo modo fino a quest'altra parte della coppetta e poi vi farò vedere come congiungerle insieme. Bene, una volta che sono arrivata alla fine, vedete, quest'altra parte, andiamo a congiungere le due coppette, quindi le mettiamo così, vedete, con i fili che vanno verso l'esterno, con i laccetti che vanno verso l'esterno, e in questo caso qua io vado a lavorare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, lavorate le 7 catenelle. Vado ad agganciarmi a questo punto qua dell'altra coppetta. Quindi faccio così e mi aggancio con un punto bassissimo. Ora inizio anche per quest'altra parte della quest'altra coppetta, inizio la mia rifinitura, quindi nello stesso modo che abbiamo fatto l'altra. Quindi mi sono agganciato con un punto bassissimo, faccio una, due e tre catenelle e continuo così con la mia rifinitura anche da quest'altro lato. Arrivati a questo punto qua, poi completiamo anche quest'altro laccetto. Quindi arriviamo qua e ci vediamo al termine della rifinitura di quest'altra base della coppetta. Bene, adesso che sono arrivata anche alla fine di quest'altra base della seconda coppetta, ora non devo fare altro che andare a lavorare un punto basso in ogni catenella di quest'altro laccetto. Una volta che hai fatto i punti bassi in questo laccetto, il nostro costume è terminato. Quindi vedete che io ora la catenella, vedete, ce l'ho storta dal lato opposto, quindi che faccio? Giro, altrimenti la lavorazione non viene bene. Quindi me la rigiro così e vado a lavorare in ogni catenella un punto basso, come abbiamo appunto fatto per gli altri laccetti. Ed ecco qua. Mi metto la catenella dritta in mano e proseguo a lavorare quest'altro laccetto. Beh, una volta che sono arrivata alla fine, ho lavorato tutte le maglie basse in ogni catenella, taglio il filo e lo faccio passare attraverso l'asola di nuovo in modo tale da chiudere bene. Chiudo e faccio un nodino magari con quest'altra codina delle catenelle. Faccio un nodino tra di loro e poi taglio il tutto. Quindi li lego insieme così. E poi li vado a tagliare. Tanto comunque sono ben fermi, quindi non si sfilano. E il nostro top
il nostro bikini costume è terminato. Quindi una lavorazione molto semplice, però veramente molto carino. Voi se lo volete foderare oppure magari volete mettere qualche coppetta all'interno per dargli un pochino più di forma, questo lo potete fare tranquillamente. Anche se, vedete, questa è una microfibra che comunque prende forma addosso, quindi potete anche solo foderarlo. Poi ognuno è libero di poter fare quello che vuole. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara e soprattutto di esservi stata utile. Inoltre, vi volevo dire, potete anche magari impreziosirlo un po' o con qualche fiorellino oppure magari mettere qualche perlina. Io forse, devo vedere l'effetto che fa, andrò a mettere qualche, magari andrò a cucire qualche perlina così. Giusto per dargli per impreziosirlo un po', anche se è carino vederlo già così. Poi, per quanto riguarda le decorazioni, come vi dico sempre, ognuno va in base ai propri gusti e alle proprie alla propria fantasia. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, e attivate la campanella. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!